Scoppio di Arecibo a Porto Rico ed è stata poi rilevata altre due volte in un punto imprecisato tra la costellazione dei Pesci e quella dell'Ariete, una porzione di cielo dove sinora non sono state rilevate galassie. È questa la più interessante scoperta del progetto SETI, un programma scientifico per cercare di comunicare con civiltà intelligenti extraterrestri su 200 vaste sezioni nelle quali è stato diviso l'emisfero celeste. Il segnale proviene da 1000 anni luce dalla Terra e la sua potenza di emissione risulta stabile, a differenza degli altri che si perdono nel rumore di fondo dell'universo. La frequenza di emissione inoltre coincide con una delle armoniche principali con cui l'idrogeno assorbe ed emette energia. Secondo i primi studi, il messaggio radio non sembra provenire da sorgenti naturali ma pare artificiale. Ha la durata di un minuto, troppo poco per poterci lavorare sopra con accuratezza, ma abbastanza per riaprire il dibattito sull'esistenza di vite extraterrestre. L'ultimo messaggio, invece, proviene da un corpo celeste che ruota intorno al suo asse 40 volte più velocemente della rotazione terrestre ed ha innescato infinite discussioni tra gli scienziati. Per alcuni si tratta di suoni naturali, di un rumore di fondo o addirittura di una frode perpetrata da hackers. Ma c'è chi crede che possa trattarsi realmente di un segnale trasmessoci da una civiltà cosmica e questo apre imprevedibili scenari. Dunque abbiamo ricevuto un segnale, è stato ricevuto dal radiotelescopio di Arecibo, che è uno dei più grandi del mondo, per la ricezione di segnali alieni, e questo segnale ha fatto ben sperare gli scienziati e gli astrofisici, perché appunto era sintonizzato sul cosiddetto canto dell'idrogeno, cioè su una frequenza elettromagnetica che corrisponde a determinato criterio matematico. È stata più volte ripetuta, reiteratamente è stata quindi ripresa poi anche da altri radiotelescopi e quindi ha dato l'impressione che la sorgente potesse essere una sorgente, diciamo, artificiale e magari anche una civiltà extraterrestre. Questo segnale è stato ricevuto a febbraio, però le analisi successive hanno dato adito a credere che ci potesse essere anche stata un'intromissione da parte di qualche hacker nel SETI e TOM. Cos'è SETI e TOM? SETI e TOM è sempre la ricerca, diciamo, della vita extraterrestre, di frequenze che possono far credere che extraterrestri o alieni si stiano mettendo in contatto con noi, anche tramite computer di determinate persone che aderiscono e che a cui viene, diciamo, stabilito di monitorare determinate zone del cielo. Questo messaggio è stato, diciamo, è arrivato dalla costellazione, in mezzo tra la costellazione dell'Ariete e quella dei Pesci, però tuttora anche i nostri astrofisici e il CNR come Stelio Montebugnoli e Massimo Teodorani sono molto scettici, hanno smontato, diciamo, la possibilità che veramente civiltà extraterrestri potessero essersi messe a contatto con noi. Non dimentichiamo poi che certi segnali che già in passato si sono avuti, celebri nel 66, quello rilevato dall'astrofisica Jocelyn Bells e che vennero chiamati LGM, cioè Little Green Man, questi segnali molto spesso sono dovuti a delle pulsar, a delle stelle che stanno, diciamo, esplodendo, stanno cambiando di massa, hanno reazioni fisiche, quindi danno delle emissioni elettromagnetiche particolari che possono far credere che siano prodotte, diciamo, da creature intelligenti. In conclusione, siamo lieti di potervi proporre un brano di un'intervista esclusiva con Daryl Sims, ex agente della CIA, famoso in America e nel resto del mondo per aver studiato casi di rapimenti da parte di alieni. The real question is, does the government know? Does the United States government in any way know about UFOs? What you're looking at, quella che state vedendo è una foto che documenta uno dei famosi voli UFO avvenuti per due sabati successivi, il 19 e il 26 di luglio del 1952, sopra l'edificio principale della Casa Bianca, sede del governo degli Stati Uniti. Questa è l'area più protetta che si possa immaginare, niente e nessuno può sorvolarla. Se un aereo non autorizzato vi passasse sopra, verrebbe abbattuto immediatamente. Ciò che è curioso in questo caso è che non solo questo volo ebbe luogo, ma che ci furono due piloti che intercettarono gli UFO. Io stesso possiedo una registrazione di quello che dichiararono quella notte del 1952. Ho le loro scatole nere, quindi so che ciò che affermarono successivamente era successo davvero.
ho gli orari, i loro orari di volo, so da dove partirono e ogni cosa coincide con la loro versione. Ho anche altre prove che dimostrano che quella notte c'erano 80 aircraft sul suolo del distretto di Washington, pronti a partire nel caso di un attacco alieno. Lo so per certo perché uno dei piloti che doveva partire con questi aircraft era un rapito. E mi raccontò l'intera storia. La cosa strana di tutta questa faccenda è che i due piloti che fecero questo avvistamento vennero portati alla base e furono divisi per poi essere interrogati, uno in una stanza e l'altro in un'altra. E poi venne chiesto loro che cosa avevano visto. Quando riferirono ciò che era accaduto, venne loro risposto: no, voi non avete visto niente. E se ripeterete questa storia, dovrete pagare una multa di $10,000 e finirete in prigione. Il pilota con cui parlai aveva rinunciato alla sua carriera, aveva lasciato l'esercito e lavorato invece come pilota civile. Lo fece per 20 anni. Quando andò in pensione, venne da me e mi disse: ora che nessuno può sentirmi, ora che non posso più essere perseguitato, voglio raccontare tutta la storia di ciò che accadde quella strana notte del 1952. Accadde un'altra cosa strana dopo 4 mesi da quello strano volo. La Casa Bianca e il presidente Harry Truman fondarono la National Security Agency per studiare la documentazione fotografica UFO, il che significa che il governo era interessato alla questione. Voleva sapere chi sono, che cosa vogliono. Ed in conclusione, per chi volesse approfondire gli argomenti trattati in questa puntata, vi segnaliamo alcuni DVD. Andiamo insieme a vedere il primo, I grandi misteri dell'antico Egitto, molto interessante, e ci sono tantissimi altri DVD, tra i quali vediamo il seguente, ovvero La macchina del tempo, Atlantide, e vedremo poi che questo DVD lo utilizzeremo anche in altre puntate, perché parleremo anche dell'archeologia misteriosa. Passiamo al prossimo DVD, ovvero quello della Discovery Channel, UFO. Altri DVD, passiamo all'ultimo DVD che vi consigliamo questa settimana, ovvero il dossier UFO. E per questa sera è veramente tutto, e a me non resta che darvi appuntamento alla prossima settimana nel nome del viaggio nel mistero.